Ciao, buongiorno, ti mando un vocale perché posso dirti più cose e renderti più facile la fruizione. Fai prima ad ascoltare che metterti lì a leggere. Allora, dipende, se vogliamo dar credito a un certo tipo di letteratura da cui, diciamo, traggono fondamento queste discipline, tecnicamente ogni qualvolta troviamo quella porta chiusa, poiché tanto tutti noi siamo un po' immersi in un labirinto che ci fa uscire, perché ognuno ha la sua strada, però diciamo che tra l'entrata e l'uscita ci sono solo muri e è paradossale, ma è così. Quindi ogni volta che noi sbattiamo contro un muro, scusami il rumore, sto fuori, è perché dobbiamo aggiustare il percorso, il tiro. Cioè, tu immaginati persone che vanno in un labirinto al buio e non possono vedere niente, solo toccando i limiti che piano piano capiscono dove passare. Non è un labirinto dove c'è il minotauro, non c'è niente di spaventoso, c'è solo il buio che è la vita. E si dice che il senso si capisce quando la vita termina, cioè l'incarnazione termina, non la vita in sé. Quindi, per esperienza anche personale, ti posso dire che piano piano la strada giusta la puoi intuire seguendo ciò che il tuo cuore ti suggerisce, cioè proprio non la passione, il sentimento. Noi abbiamo la logica, la razionalità, la passione e il sentimento, sono tutte cose diverse. Sentimento è più libero della passione, la passione è condizionata dagli altri, il sentimento è una passione pura a prescindere che dà senza chiedere, quindi è indipendente. È come una persona che ha una sua indipendenza economica, può fare tutto quello che vuole proprio perché non deve rendere conto a nessuno. Che libertà e che serenità ha di azione, diversa da chi invece dipende da qualcun altro. Quindi tu devi chiederti una cosa: cosa ti renderebbe felice? Ma non come logica, non ragionando, io sarei felice se avessi. No, cosa quando mi accade, lo penso o lo sogno, mi fa sentire la sensazione è tipo quella, come se tu respirassi con la testa e anche con il cuore, non solo con i polmoni, è come se tu senti un'espansione, come se tu ti senti arricchito. Quello è l'unico tom tom esoterico tuo personale al quale puoi chiedere suggerimento. E il resto è cammino. Infatti tutte le filosofie, le religioni parlano di un cammino dal buio alla luce, di una trasformazione dal piombo all'oro, cioè comunque da un grado di visibilità inferiore ad un grado di visibilità maggiore. E questo è quanto ti posso dire, non so se sia corretto o no, però tra sbattere la testa continuamente contro il muro e iniziare ad azzeccare qualche curva, perché poi è anche un labirinto curvo, ti posso dire che a me questa presa di consapevolezza ha aiutato molto.